Bentornati dal Demiurgo Ate e oggi siamo qua in questa arnia super iper tecnologica che come vedete ha pannelli fotovoltaici sopra, il sensore per contare i passaggi delle entrate e delle uscite delle api, ha il sensore che controlla la temperatura interna, il peso e l'umidità interna e ovviamente tutto viene mandato attraverso via telematica anche sul telefono, quindi diciamo è l'ultima avanguardia dal punto di vista tecnologico per quanto riguarda l'apicoltura. Ovviamente tutto questo non è necessario, però era così per farvi vedere qualcosa di diverso, che esistono anche questo tipo di arnie. Ecco, qui siamo in un comune e adesso guardiamo queste arnie. Cominciamo con fare un po' di fumo. Vi ricordo che se questo tipo di video vi piace, di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, mettere le notifiche per non perdere mai nessun video e se avete domande o qualcos'altro fate pure domande nei commenti. Osservazioni, domande. Lavorare senza spazio, ok. Allora, facciamo un po' di fumo, ci riesci a vedere? Sì. Facciamo un po' di fumo perché, come vedete, tende tutto ad andare in alto. Qua il problema è sempre lo spazio, se mai devo appoggiare le cose. Vediamo. Il diaframma di polistirolo, facciamolo un po' cadere perché ce n'è un po' di altro. Non vogliamo perdere neanche una a schiacciarle, poverine. Adesso la settimana prossima questi li tiriamo via perché ormai non servono più. Hanno bisogno di spazio ormai le api. Dopo ognuno, allora c'è chi usa questa pinza per guardarle, che è la cosiddetta leva, scusate, la leva d'apicoltore, e usa le mani oppure usa la pinza. Io mi trovo bene con la pinza, ma ognuno ovviamente può fare come vuole. Se qualcuno vuole scambiare la sua esperienza in merito, dire perché potrebbe essere meglio la leva della pinza, fatecelo sapere nei commenti, che è sempre interessante, insomma. Qui c'è ancora del candito da vecchio da rimuovere. Comunque proseguiamo, vediamo questa famiglia, una famiglietta di api smellifero di Gustica spinola, come appunto l'entomologo Spinola le ha classificate nel 1806 nel suo trattato sull'apio di Gustica italiana, del nord Italia in particolare, nord e centro Italia, perché in Italia c'è un altro tipo di ape che è la sicula, che è quella siciliana. In Italia ci sono queste due sottospecie, diciamo. Io ovviamente quella del nord, cioè nord centro Italia, che diciamo dal punto di vista evoluzionistico, genetico, si è selezionato nel corso dei millenni, dei secoli, dei millenni, si può dire, perché le api sono sulla Terra da milioni di anni, si è selezionato per resistere, per diciamo sopravvivere agli inverni e alle glaciazioni, quindi perché appunto sa che qua viene freddo. Allora. Dal punto di vista del miele ce l'hanno ancora. Adesso una cosa che posso fare, lo vedo, è questa. Ah, qui c'è il diaframma, lo lasciamo da lì. Allora, vediamo le progressioni. Grazie.
qui abbiamo del miele, un bel telaio di miele. Però adesso dobbiamo guardare con attenzione per sellarlo eventualmente. Perché adesso può essere il periodo in cui le api sciamano, quindi bisogna guardare attentamente. Allora, si guarda lungo il bordo del telaio, si guarda, per vedere che non ci siano cialle reali. Però qua è molto difficile perché essendo un telaio di miele esterno è molto difficile, non c'è covata, quindi vediamo esternamente, a quanto pare di cialle reali non ce n'è, c'è solo miele, operaie, e anche dall'altra parte direi che la situazione è così, che è a posto. Però poiché vedo che il miele cominciano a metterlo di lato, questo è meglio far così, è meglio invertire questi due. Scusatemi, non serve, non può fare, perché una covata è molto. Mettiamo da posto, sempre facendo attenzione a non schiacciare le api. Andiamo avanti. A questo punto proseguiamo. Sempre con un po' di fumo, ma come vedete non è che sia molto necessario. Eccola qua la resina, se la faccio vedere. Non so se riuscite a vederla. È quella lì, inquadra bene. Sì, sì, si vede. È quella. Questa che è più grossa, sì, di si tutte. Si vede, si vede. Questa è la resina. Allora, vediamo un po'. Quindi la resina c'è. C'è covata. Polline. C'è miele. Sempre la sua dose di miele, vediamo sempre lungo i bordi, non vedo celle reali, diciamo che qua è miele, un po' di polline, le polline che servono per le larve, la resina è lì, la vedo bene, quindi mettiamola dentro. Metto pausa. No, non metto pausa. Hai già messo pausa? Non metto pausa. Dopo edito. Adesso facciamo un trattamento, però di telaio, con il timolo. Il timolo è proprio ricavato dal timo, in questa maniera. Una spruzzatina sulle api. In questa maniera i virus e la varroa vengono tenuti a bada. Se volete più dettagli riguardo questo tipo di trattamento, è assolutamente naturale al 100%. Se volete seguire il canale, ovviamente lo sostenete e poi magari uscirà un video a parte specifico su questo argomento. Rimanete sintonizzati perché ne parleremo. La resina bisogna fare attenzione a non spruzzarla troppo perché è molto delicata. Molto delicata, poi essendo solo una, appunto bisogna fare attenzione a non danneggiarla. E poi perché avendo un suo odore, un suo feromone, è vero, è solo una cosa momentanea il cambio d'odore, però può sempre interferire nell'equilibrio chimico del reale. Quindi la resina bisogna spruzzarla proprio al minimo. Proseguiamo. Quello è un bel telaglietto di covata. Covata intervallato da miele. Guardiamo sempre che non ci sono celle reali.
No, c'è le reali, non ne vedo ancora. Comunque è tutta covata. Il trattamento va fatto per ogni faccia del telaino. Volevo aggiungere che per avere spiegazioni in privato, ben chiare, complete e assistenza riguardo a questo tipo di trattamenti, patologie, cura dell'alveare, trovate nel canale il tasto abbonati, quindi per chi si abbona, diciamo, cioè, offro questo servizio. Di spiegare le ricette, i trattamenti, i metodi, diciamo le buone pratiche apistiche per la gestione dell'alveare in maniera assolutamente naturale. Come vedete sono molto brave e tranquille perché è la sottospecie autoctona dell'Apis mellifera di Augustica spinola, è sempre stata rinomata come una delle api più docili e tranquille al mondo. Quindi, bene, guarda, non ce ne sono altre celle reali. Un trucco che si può usare è questo, soffiare appena appena per farle spostare, ma è una cosa che potete fare soltanto con questo tipo di ape. Se avete delle api, diciamo, degli incroci, se voi soffiate si arrabbieranno in maniera incredibile, vi attaccheranno subito in faccia. Più avanti nella giornata vi facciamo vedere un altro alveare che reagisce in quella maniera qua, per fare vedere la differenza appunto. No, comunque di celereale non ce n'è, c'è sempre una sua bella dose di miele, quindi facciamo il trattamento. Quando trattate cercate sempre di farlo sull'arnia in modo tale che se delle api cadono rimangano nell'arnia il più possibile. È normale che vengano un po' fuori perché l'odore del timo, il timolo, diciamo gli fa un po' gli disturba un po' a livello appunto sensoriale, ma è solo una cosa momentanea che serve per scongiurare, appunto perché la varroa è cieca, questo tipo di trattamento serve a disorientare la varroa. Questo è un bellissimo telaio di miele, bello pesante, quindi diciamo che dal punto di vista delle riserve di cibo, delle scorte, questa famiglia è più che a posto. Non serve dare sciroppi. Dal punto di vista della covata, della sciamatura è a posto, la regina l'abbiamo vista, il trattamento lo sto finendo di fare ora, quindi dal punto di vista dello spazio, ancora per una settimana può andare bene così, dalla prossima volta va giù tutto il telaio. E va tolto il diaframma. Perché come vedete questo telaio è quasi vuoto, quindi non è che è troppo vuoto, però può ancora aspettare. In questa maniera svecchiamo anche la cera. Bene, abbiamo finito il trattamento. Questo lo metto al contrario, così hanno più spazio.
riescono a schiacciare magari. Ok, benissimo. Dopo più avanti vi facciamo vedere delle api diverse in campo aperto, quindi proseguiamo dopo, la prossima famiglia. Eccoci qua con le altre api che ho qua nel campo. Facciamo due operazioni, guardiamo una casella, guardiamo due armi. Facciamo due operazioni, guardiamo questa famiglia e anche quella, e quell'arnia qua, poiché è molto vecchia, la sostituiamo, quindi facciamo un travaso. Per ora facciamo questo. L'indicatore, come al solito, si avvia, poi si spegne quando vuole lui, però non è ancora vivo, è già avviato. Qua vedrete che le api non sono così docili come, dipende dalla famiglia, però diciamo che la tendenza è quella di non essere così docile come le altre, perché questa è molto docile, ma quella di solito è un po' più aggressiva, ma questa qua è un po' incrociata. Vediamo com'è oggi, ma in teoria non dovrebbe neanche... Non fare rumori molesti. Troppo aggressivo. Consiglio che do sempre di muoversi con calma, tutto il resto. Poi per consigli specifici sapete, c'è sempre l'abbonamento per il canale YouTube, lì in privato possiamo parlare di quello che volete, qualsiasi consiglio, suggerimento, ricetta per le api, tecnica pistica particolare, lì si può sempre fare per chi ci tiene, per chi ci crede, che vuole sostenere quindi anche il canale, così la funzione è doppia: ottenete conoscenza delle tecniche corrette e intanto state sostenendo il canale. Quindi tutto il canale, col canale non intendo il canale, cioè nel senso il canale è virtuale, ma intendo, vedete, c'è qualcosa di concreto qua. Può anche riprendere un attimo lì gli officinali, è proprio qualcosa di concreto qua che stiamo facendo, quindi il sostegno è di questo tipo, cioè non è che mi date soldi e li butto su internet o vengono usati per queste cose. Quindi vedete voi in base al vostro interesse anche per le api, oppure anche se non vi interessano le api, se vi piace quello che vedete, questo tipo di video, se li volete sempre, perché per fare questo tipo di video ci vuole tempo, è sempre buona cosa secondo me sostenere la persona che guardate. Comunque andiamo avanti. Allora, andiamo da qua. Come vedete qua la location è molto più comoda, diciamo, qua mentre quella che avete visto nello scorso video era una location, diciamo, un po' particolare, qua invece è tutta un'altra cosa, molto più facile da guardare. A posto? Mm-hmm. Qualcuna cattiva un po' c'è, però ora qua abbiamo miele. Allora, qua è vuoto, un telaio da cambiare, come vedete è molto irregolare. Abbiamo miele, polline
e basta, solo miele e polline, quindi procediamo. Abbiamo covata anche fresca, vedo proprio le larve fresche bianche, quindi la regina sta deponendo e nient'altro. Guardavo se c'era la regina, qui è una famiglia piccolina ancora, quindi il rischio di sciamature non c'è. La regina non è qua, quindi le spruzziamo con una leggera spruzzata senza esagerare. Ripeto che le ricette per questi trattamenti li fornisco in privato. Se volete saperle, c'è l'abbonamento. Le ricette, ma non solo le ricette, proprio le tecniche apistiche corrette, insomma, come praticare le operazioni durante l'anno. Quindi la cosiddetta agenda apistica, la spiegazione per come le tratto io, diciamo. Come vedete, basta un movimento e loro si arrabbiano parecchio. A differenza delle altre, che invece questa è una famiglia un po' ibrida, cioè un po' incrociata. Un ibrido è sbagliato da dirlo, perché l'ibrido è sterile, invece questo non è sterile. Come vedete, oh, aiuto. Sono costretto a stare basso e non alzarmi, perché sennò si arrabbiano molto, però vi ho fatto vedere che si arrabbiano, a differenza delle altre che io spruzzavo e non succedeva assolutamente nulla. Questo qua, è addosso, no? La regina ancora non l'abbiamo vista, probabile che sia qui. Prima guardo, c'è covata, c'è un bel fuco nero, però ve lo faccio vedere nell'altra famiglia, perché queste qua sono aggressive, non voglio. C'è un bel fuco, sì. La regina non l'ho vista, però c'è la covata, anche fresca, quindi vuol dire che c'è per forza, quindi bisogna procedere. Come mai se lo tengo giù così non mi attaccano, se invece lo tengo sollevato verso di me sì? È semplice, perché se io mi frappongo tra loro e il sole, vedono l'ombra. Quindi se vedono un'ombra davanti, in più vengono bagnate, se invece mi metto qua e spruzzo, non succede niente. Ve l'ho fatto proprio vedere che è così. Quindi io guardo senza spruzzare, per essere comodo, e poi spruzzo in basso. Questa è una cosa che ho capito adesso, proprio sul momento adesso, non c'è scritto sui manuali, ovviamente. Questa è l'esperienza. Uno dice, oddio, non riesco a guardare le api, invece a volte basta fare una cosa piuttosto che un'altra, proprio questione di cose che potrebbero sembrare stupidate. Comunque qua ci sono anche le uova, anche qua non amo. Ecco la regina, è lì, se volete vederla. Sì, sì, si vede. E dove è andata? Eccola qua. Non ha molto miele questa qui, ti darò un po' di sciroppo perché non ha tanto miele. Di uova ce n'ha, ma la regina c'è.
Questo è un bel telaio di miele, sì. Quindi un po' ce l'ha, però è abbastanza pesante, quindi questo possiamo direttamente spruzzare. Questo qua è meglio, no, va bene così. C'è altro miele un po', però c'è. Sente l'aria vuota. Qui ormai possiamo allargare in questa maniera qui. Ci si augura che non faccia più troppo freddo. Parte più bella penso che sia di qui. Ecco fatto, ora possiamo procedere con la chiusura. Dopo ci metto lo sciroppo dopo. Adesso la prossima, che è l'ultima che vediamo per oggi in questo video, perché sennò il video verrebbe troppo lungo. E anche io ci perderei troppo tempo, perché a spiegare si perde un po' di tempo. Non c'è la voce sempre. La prossima dovrebbe essere molto più docile rispetto a questa. Io qua quello che vorrei fare è travasarla. Ha mangiato tutto. Bisogna andare altro cibo. Quella lì un po', questa secondo me no. Solo quella, credo, anche la più piccola. Questa è molto più grossa di quell'altra. Però è molto più docile, da quanto mi ricordo. Infatti qua bisogna aggiungere un telaio, quindi di sicuro questo lo mettiamo via. Qui si alzano, ma sono più tranquilli, cioè attaccano, non attaccano queste, si muovono e basta, ma quelle che ci sono intorno sono ancora quelle della mia precedente. Si alzano ma non attaccano come le altre, vedi, fanno solo così. Se invece questa che sta cercando di pungermi è ancora quella dell'anno precedente. Vado a prendere un telaio in più. Procediamo con preparare l'arnia nuova per il travaso.
travasiamo direttamente. Calmiamole bene col fumo. Poi procediamo. Allora, questo è il telaio nuovo che aggiungo, che c'è ancora un po' di miele dell'anno scorso. È un po' ossidato, ma adesso poi loro lo puliscono. Lo mettono a posto, cioè vedete tutti questi danneggiamenti, loro puliscono e mettono a posto tutto, anche lì fanno tutto loro, per dirvi l'efficienza delle api. Quindi metto qua un po' spostato, quindi allora siamo di lì. Mettiamo qua. Ok, poi intanto tratto. Allora, qua abbiamo miele, qualche fuco. Guarda se sta sciamando per sicurezza. Ci sono celle reali lungo il bordo, ma di celle reali non ce n'è, almeno qui. Quindi stiamo facendo un trattamento e travaso allo stesso tempo. Meno api si fanno cadere, meglio è, ovviamente. Qua c'è. Allora, celle reali non le ho viste. Diciamo che sono un po' agitate anche queste oggi. Cioè, anche oggi sono un po' agitate anche queste. Comunque miele ce n'hanno questi qua. Ecco la regina, è qui. Non ve la faccio vedere adesso, ma è qua. L'ho vista. Questo è un telaio piccolo, è inutile che lo guardo, c'è solo miele e covata maschile. Questo invece è bello pieno di covata, tanto pieno di covata, tutta covata. Guardavo se c'erano celle reali, ma di celle reali non ce n'è, ci sono un po' di fuchi, ma celle reali da... no, non ce n'è, quindi procediamo esattamente. Ce n'è una che un po' potrebbe sembrarlo, che è questa. Però è vuota, come vedete. Comunque adesso abbiamo dato più spazio, quindi... quattro telai che abbiamo finito. Allora, qua c'è covata e un po' di miele.
come vedete le famiglie si stanno ingrandendo parecchio. Stanno facendo infatti parecchie covate da fuoco, quella in alto a destra, che è parecchio, diciamo, che sborda dal telaio, no? Tutti maschi, c'è anche qua covata fresca. Sì, sì. Quasi quasi. Fa una bella covata da fuoco. Quasi quasi. Di fare una cosa intelligente qua. Rafforzerei un po' questa. Tanto che ci sono. Anche perché la covarsi. Devo fare così perché indebolisco un po' questa qua, perché altrimenti mi facciamo così. Tanto la regina l'abbiamo vista che era. Questo lavoro in modo tale che così questa si indebolisce un po' e quella si rafforza un po', perché altrimenti non ci siamo. Prendiamo un telaio di questi, anzi prendiamo proprio il diaframma, così gli diamo spazio. Questa lo mettiamo nell'assetto più alto, diciamo. Metto qua in mezzo, rafforziamo un po'. Ecco fatto. Chiudiamo. E questo c'ha il massimo spazio, allargata al massimo anche lei. Abbiamo aumentato il numero delle api. C'è ancora di tempo lì? 10 minuti ancora. Ok, penso che faccio. Dunque interrompiamo e basta. Prendiamo il travaso. Sempre covata, quindi ho fatto bene a ridurla perché cominciano ad avere veramente tanto di covata. Dalle prossime volte è probabile che bisogna fare nuove famiglie.
prima rinforzo quelle deboli, poi una volta che ho rinforzato le deboli occorre fare delle famiglie nuove, perché non ci stanno dopo dentro, eh. Cominciano a diventare parecchie numerose. L'ultimo terreno che lo devo aggiungere un uovo. Questo. Aggiungo un telaio nuovo, lo prendo. Telaio nuovo col miele dell'anno scorso che è un po' ossidato ed è diventato un po' bianco, ma adesso loro lo ripuliscono. E ora c'è da fare l'ultimo passaggio, che è di scrollare tutte le api che ci sono attaccate, fai vedere? Tutte le api che sono attaccate lì nel bordo, nella parete dell'arnia. Va bene. Adesso facciamo così. Ricordate sempre che le api, basta anche mezzo metro, che perdono l'orientamento. Uno, due, mamma mia, quanto peso! Ah. Non avete idea di quanto pesa. Fare l'apicoltore si fa anche sollevamento peso. Ah. Siamo appena più avanti. Così, direi. E così ci siamo. E ora bisogna scrollare le api. Quindi bisogna fare un'operazione veloce, che è la seguente. Questi cosi andrebbero tirati via. Sono così. Ecco. Tiriamo via questo. Si ribalta anche qui. Vabbè, così. Mi odieranno per questo, ma ok, va bene, è andata bene, sono praticamente andate via tutte. Ora queste si lasciano qui, che automaticamente entreranno, quindi ora lascio l'arnia aperta, quella la chiudo, pian piano entreranno, la faccio così. Così loro dovrebbero tornare a fondo in questa maniera qua. Dovrebbero, sentendo che la regina è là, dovrebbero. L'importante è aver tolto la maggior parte. Questa è tutta propria, adesso la puliscono loro. Possiamo chiudere. Mettiamo la spruzzatina. Perché è stata aperta un po', quindi un po' evaporato. Quindi. Perfetto. Possiamo chiudere. L'arnia è completa, lo spazio ce l'hanno, abbiamo trattato e cambiato l'arnia. Tutto in un'unica operazione. Ah,
rimane col coperchio. Stavo dimenticando il coperchio. C'è ancora qualcuno? Va bene. Va benissimo. Bene. Così hanno la casetta nuova. Bene. Mentre lasciamo fare il suo lavoro. Riapri, pian piano sta vasierando. Niente, vi ricordo che se questo tipo di video vi piace, di iscrivervi al canale e di mettere mi piace il video, di mettere la campanella delle notifiche per non perdervi nuovi video e di seguirmi sempre, seguirci qui. E commentate sotto al video se avete domande o quesiti o suggerimenti o curiosità, e se ci tenete sostenete il canale o con una donazione oppure con l'abbonamento. Alla prossima, da Demiurgo Arte, ciao.